tot ventilatori oggi vediamo come emulare la PlayStation 2 sul vostro PC o computer. Non lo so se funzioni anche per Mac, ora lo vediamo. Allora, per prima cosa raggiungiamo il sito dell'emulatore che si chiama PCSX2. Il PCSX e basta serviva per emulare i giochi della Play 1 o Play X. Non ho fatto il video su quello, l'ho fatto sulle PSX, mi pare, ma forse prima o poi porterò anche questo perché mi hanno detto che è meglio. Quindi, intanto, per la Play 2, raggiungiamo questo sito, link in descrizione. Voi cliccate il link, vi apre AdFly, aspettate 5 secondi e poi in alto a destra cliccate su Avanti e raggiungerete questo sito. Ora facciamo, andiamo su Download, ok? Io vi metto direttamente il link per il download. Ok, sì, c'è anche per Mac, c'è un po' di tutto, anche per Linux. Io ho Windows, quindi cliccherò su Windows. Scarichiamo l'installer, quindi clicchiamo su Windows. E abbiamo i binary o l'installer, andiamo con l'installer, quindi Download e salviamo. Me lo salvo in dati, giochi, emulatori, PS2, salva. Andiamo ad aprire questa cartella che vi ho appena detto. Giochi, emulatori, PS2. Ok, e qui abbiamo, a parte i tre giochi che ho scaricato, per poi vedere che funziona, l'installer che abbiamo appena scaricato. Quindi clicchiamo due volte, apriamolo. Possiamo fare o portable o normal. Facciamo portable. Così me lo installo in una cartella che voglio io. Ok, va bene. Quindi next. Non voglio la start menu shortcuts, ma questo decidete voi se la volete o meno. Voglio solo la desktop shortcut. Poi, in realtà, vabbè, lasciamola. Next. Ok, qui io mi cambio il percorso. Voi potete installarlo nello spazio di archiviazione che preferite. Io voglio metterlo appunto nella cartella PS2, così ce l'ho qui. Ok. E clicchiamo su install, servono 23 MB, va bene, pochissimo. Clicchiamo. Ok, ora possiamo runnarlo, quindi vabbè, togliamo la spunta, facciamo finish, voi potete anche tenerla. Cosa dobbiamo fare? Il setup non ci serve più, vabbè, lasciamolo lì che non si sa mai. Sul desktop mi avrà creato il collegamento, eccolo qui, PCSX2. Se non avete creato il collegamento, lo trovate in PCSX2 e aprite questo file qui, PCSX2X. Clicchiamo due volte. Ok, selettore lingua, system default, vabbè, mettiamo Italian, applichiamo. Ora, questa procedura guidata ti aiuterà nella configurazione di plugin, memory card e BIOS. Se si tratta della prima volta che installi PCSX2, è consigliata la consultazione della guida alla configurazione del file leggimi. Ok, guida alla configurazione, leggimi. Clicchiamo su guida alla configurazione, vediamo un po' che dice. Ok, vedete qua c'è tutto il tutorial. Allora, clicchiamo su avanti, scansione plugin disponibili. Ok, lui ha già trovato tutto. Ok, no, in teoria dovrebbe averle trovate da solo. Quindi, vabbè, usa impostazione predefinita, facciamo avanti. Mi avete lasciato... Vabbè, adesso clicchiamo su avanti, completamento, applicazione delle impostazioni, ok, seleziona ROM del BIOS. Ok, vedete, richiede una copia legale del BIOS per eseguire i giochi, non puoi usare una copia ottenuta da un amico da internet, devi creare un dump del BIOS dalla console PS2, va bene. Io i BIOS ce li ho in questa cartella che si chiama BIOS, ok? Link in descrizione, cliccate sul link, vi apre AdiFly, aspettate 5 secondi, in alto a destra cliccate avanti, arrivate su File Dropper, fate Download Now, inserite il CAPTCHA, di nuovo Download Now e vi scaricherà lo zip. Aprite lo zip, dentro lo zip troverete questa cartella qui, BIOS, tirate fuori la cartella dallo zip e poi potrete usare questi BIOS, che adesso vediamo come usarli. Quindi nel PCSX2 facciamo. Apriamo questi file, ok, che vi ho dato a disposizione, li copiate, andate indietro, aprite il PCSX2, c'è la cartellina BIOS, voi incollate questi file. Ok, ora avete questi file, sì, e così li avrete dumpati legalmente proprio. Aggiorniamo lista. Eccolo qui, io ho messo che sono Italian, quindi mettiamo Europe, però i giochi che uso saranno USA, quindi facciamo USA, non lo so. Sì, facciamo USA, perché vedete questi giochi che io ho qua? Sono USA, 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 USA. Ok, allora, questa è l'interfaccia dell'emulatore.
Qui c'è tutto il program log, mentre questa è la parte che ci interessa. Quindi sistema, avvio da ISO completo o avvio da ISO veloce, che non so cosa cambia. Usa l'avvio veloce per saltare le schermate di avvio della PS2. Ok, avvio completo farà tutto quanto. Qui tutte le varie impostazioni ve le potete guardare da soli. Io vi spiego semplicemente come scaricare, installare e poi aprire semplicemente i giochi. Se poi avete necessità particolari, guardate su internet, nelle guide. Smanettate un po' e trovate l'impostazione che vi interessa, perché se dovessi star qui a spiegarvi tutte le impostazioni, perdiamo troppo tempo. Quindi avvio da ISO veloce, selezioniamo il gioco. I giochi, ragazzi, vi spiego in un prossimo video come scaricarli, ok? E voi direte: perché non ce lo spieghi subito? Perché se ve lo spiego subito il video viene misto e magari a certe persone interessa solo come scaricare i giochi e non come scaricare l'emulatore. Perché? Perché esistono vari emulatori, quindi magari vogliono usare un altro emulatore. E ce l'hanno già e non gli interessa, e gli interessa solo dei giochi. Quindi non faccio un video misto in cui faccio tutto, ma ne faccio due separati, come sempre faccio. Proviamo ad aprire un gioco, ok. FIFA Street 2, facciamo apri. Ci aprirà un'altra cartella, vedete lo speed che è al 100%. Il log sta caricando. Ed ecco, ragazzi, che inizia. EA Sports Big. E come vedete, il gioco funziona. Ok. Ora vediamo un attimo i tasti. Per i tasti andate su configurazione, controller, impostazioni plugin. Ok, pad 1. Vedete, qui sono settati tutti i tasti. Come si fa a settarli come vogliamo noi? Allora, scegliete i tasti, per esempio, croce, cioè la X. Io la setto sulla X. Cerchio. Cliccate su cerchio e poi premete sulla tastiera quello che volete. Triangolo, premo triangolo, quadrato, premo quadrato, cioè, vabbè, da me sono W, A, X, D. Ok, vedete? A, D, W, X. Ok, faccio applica. Faccio ok. E adesso, se io premo il tasto X sulla tastiera, l'ho associato al tasto che sarebbe nel controller, la X. Potrei anche usare il controller, ma ve lo faccio vedere in un altro video. Quindi premiamo X, start button, il pulsante start non l'ho configurato, quindi configurazione, controller, impostazioni plugin, di nuovo pad 1. Ora il pulsante start vuole, quindi eccolo qui, lo premerò come invio, quindi clicco su start e poi premo invio. Mi dice succeeded, se vado a vedere, VM keyboard, invio. Ok, da PC control mi dà questo, da PS2 control mi dà questi altri. Ok, applica. Ok, ora se io clicco X, A, W, D non fa niente, se premo invio va avanti. Ok, le freccette e tutto il resto devo impostarlo. Come vedete l'emulatore funziona. Proviamo con un altro gioco, quindi chiudiamo questo. In CD/DVD troviamo selettore ISO, così possiamo, altrimenti lui ci apre di default sempre la prima ROM che noi abbiamo scelto. Possiamo fare o sfoglio oppure chiedi sempre all'avvio, quindi facciamo, spuntiamo chiedi sempre all'avvio. Così facciamo sistema avvio da ISO veloce e ci chiede quale aprire. Ok, Drakengard non so se vada. Proviamo perché mi dava errore nell'estrazione del file, quindi mi sa che è danneggiato, ma adesso vediamo. Ok, no, funziona. Io sto premendo i tasti che ho impostato, infatti sta skippando le animazioni iniziali, diciamo. Sì, va bene. Press start, premo invio, quindi new game. Dovrei impostare le frecce, però non posso. Ok, comunque come vedete funziona, proviamo con l'ultimo, sistema, avvio da ISO veloce, Project Eden, sì, ha avuto qualche problema, vabbè, dovrebbe andare con la maggior parte dei giochi, trovate la compatibility list sempre in descrizione, cioè compatibility list PCS, ah ma in realtà c'è anche nel sito, compatibility, eccola qui, e vedete qui c'è la lista di tutti i giochi come sono messi, sono quasi tutti giocabili comunque. Ok, ci metto un po' a caricarla, eccoli. Playable, playable. Vedete, quasi tutti sono giocabili, perfetti, meno dell'1%, e che non funzionano neanche meno dell'1%. Ok, riproviamo per esempio FIFA Street un attimo per farvi vedere una cosa. Che per salvare il gioco, io non so come funziona il salvataggio interno di PCSX, quindi vi consiglio di usare. Adesso andiamo un attimo avanti. Per esempio, in questo punto voglio salvare, cosa che non si potrebbe normalmente sulla Play, ma con l'emulatore possiamo farlo. Facciamo sistema, salva stato, nello slot che volete, per esempio slot 0.
Ok, ora se vado a vedere in salva stato di nuovo, vedete che ho occupato questo slot. Io vado avanti nel gioco, premo start. Vedete, mi ha cambiato schermata. Se io voglio tornare a quel salvataggio, faccio sistema, carica stato e carico il primo. E vedete, torno nel punto in cui avevo fatto il salvataggio. Possiamo sovrascrivere i salvataggi, sistema, salva stato, lo risalvo sopra. Ok, ora io vado avanti. Se faccio sistema, carica stato. È la schermata, il secondo salvataggio che ho fatto, che io l'avevo sovrascritto. Ok, quindi come vedete il monitore funziona, vi ho spiegato un po' tutto, come salvare, come impostare i tasti, come aprire i giochi, come scaricarlo e installarlo. Io spero che non abbiate troppe domande, perché non vi ho spiegato proprio bene tutto, era comunque la prima volta che anch'io lo installavo, e quindi spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciate like, e noi ci vediamo al prossimo video in cui vi spiego come scaricare i giochi. Ciao ragazzi!